tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video della DC League of Super Pets nel Happy Meal di McDonald's. Come sempre vi avevo annunciato l'uscita di questo video sui miei social, mi raccomando ve li lascio qui sotto. Andate a lasciare un bel pollicione per essere sempre aggiornati su tutto quello che arriva sul canale, ma soprattutto perché io vi avviso ogni volta che arriva una novità, sia per l'edicola, sia per quanto riguarda, come in questo caso, il McDonald's, molto importante perché, appunto, vi avviso. Oggi andiamo ad aprire il pezzo di Wonder Woman, questo maialino simpaticissimo, devo dirvi, sicuramente forse il più simpatico di tutta l'intera compagnia dei pets, e quindi non vedo l'ora di aprirlo, speriamo che sia stato fatto bene. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione all'insù e mi raccomando iscrivetevi al canale, e inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist della DC League of Super Pets, dove potete trovare non solo questo numero, ma tutti quelli che abbiamo fatto e che vedete lì dietro nei giorni scorsi. Devo dirvi, probabilmente ragazzi, sarà l'ultimo episodio, non lo so se li prenderò gli altri 4 che mancano, perché ci mancano Flash e il suo compagno, che mi piacciono, devo dire, non mi dispiacciono, però neanche mi fanno impazzire. Mentre invece Green Lantern e il suo pet, insomma, i più interessanti, quelli a cui io ero più intenzionato ad acquistare, come poi vi ho detto anche al primo video, erano i tre personaggi principali con i tre loro pezzi. Quindi diciamo che abbiamo terminato. Non vi prometto che continuerò, però insomma, se dovessi fermarmi, vi avevo già avvisato. Va bene? Spostiamoci sotto. Eccoci qui ragazzi. Allora, devo ammettere che mi sfugge il nome esatto. Scrivetemelo nei commenti, facciamo così e non ci sbagliamo. Allora, andiamo a vedere come è stato realizzato. Devo dirvi che i pet nella collezione sono stati tutti molto carini, sia Asso sia Crypto, mi sono sempre piaciuti. Allora, questa volta iniziamo con l'adesivo, quindi facciamo una cosa diversa e abbiamo la nostra Wonder Woman, bellissima, ed eccolo qua, il maialino. Vi dicevo, ricordatemi come si chiama, anzi fatemelo sapere perché in realtà non lo so proprio, quindi mi sembra giusto chiederlo a voi. Allora, eccolo qua, molto carino, dai, è simpatico. L'unica cosa è che non ha le zampe anteriori. Non capisco perché non gli sono state fatte le zampe anteriori. C'è la godina da maiale, mantello blu e carino, peraltro ha anche una sorta di diadema, esattamente come quello di Wonder Woman, però possiamo confermare che non ha le zampe anteriori, che ovviamente dovrebbe avere. Non capisco perché non gliele hanno fatte, devo ammettere, a vederlo così non è proprio carino, sembra proprio che gli manca qualcosa, perché effettivamente le zampe anteriori non gliele hanno fatte. Per questo motivo forse non mi fa impazzire, ripeto, lo vedo un po' strano, però dai, magari può piacere comunque a qualcuno, poi fatemi sapere sempre che cosa ne pensate, va bene? E dunque cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto lasciate 1000 like come tutti i pets di questa DC Super League. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete fatto anche voi la collezione, se avete trovato questi personaggi. Lasciatemi sempre un bel commentino qui sotto. Come vi stavo dicendo all'inizio video, non so se continuerò la serie, vediamo un attimino se li trovo, magari li prendo, però devo dire che io sono soddisfatto, i personaggi che più volevo li ho già recuperati, quindi non vi prometto che ci sarà un prossimo episodio, però non mi sento neanche di escluderlo, vediamo un attimino come va. Qui da Visio e dalla DC League of Super Pets è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto, ciao ciao!